Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Oggi nuovo video, questo sarà il primo video di una piccola, non so che consistenza avrà questa rubrica, comunque di una nuova rubrica che intitolerò Le pillole di bellezza. Che gli darò questo titolo perché saranno delle recensioni brevi e ho pensato di inserire questa tipologia di video perché spesso faccio review un attimino più lunghe, ma io da utente di YouTube quale sono, quindi vado anch'io alla ricerca di video, soprattutto quando cerco nuovi prodotti da provare o prodotti che ho comprato, di cui voglio un parere, o prodotti che voglio comprare, di cui voglio un parere, cerco sempre recensioni brevi, proprio per farmi un'idea, vedere magari più video possibili, farmi un'idea completa e poi vedere se acquistarlo o no. Anche se poi tanto, anche se vedo recensioni negative, io i prodotti li acquisto uguale, se sono curiosa però, vabbè. Quindi ho pensato di creare una rubrica dove ci saranno recensioni brevi. Fatemi sapere se questa cosa vi può tornare utile o vi può interessare. Recensione, voglio parlare di questo fondotinta della L'Oreal, che è l'ultimo fondotinta uscito ed è l'Infallible Total Cover. Io ho preso la colorazione 13 beige rosé, che è la colorazione più chiara in commercio che ho trovato. Sono uscite tipo 5 o 6 colorazioni qua in Italia, e appunto quella più chiara è la 13 beige rosé. Sono 35 grammi di prodotto, scadenza 12 mesi. L'ho pagato da CAD 12 euro, intorno ai 12,25 euro scontato, prezzo pieno si aggira intorno ai 20 euro. Ora vi lascio la clip in cui applico il fondotinta e poi vi dico il mio parere. Get away from your parents, and I thought, wow, if I could take this in a shot right now, I don't think that we could work this out, out on a terrace. I don't know if it's fair, but I thought, how could I let you fall by yourself? Well, I'm wasted with someone else. If we go down, visto dalla clip, io questo fondotinta lo applico con il pennello di Puro Bio, questo qua con le setole compatte. Mi trovo molto bene perché già di per sé il fondotinta ha un'ottima coprenza, però con questo pennello ho una coprenza ancora più totale, senza però diventare un effetto mascherone, un effetto finto, quindi mi trovo molto bene ad applicarlo con questo pennello. Altrimenti, quando voglio una coprenza buona, però non totale come ho con quel pennello, utilizzo questo pennello qua che faceva parte di un set che ho acquistato da AliExpress. Il set l'ho pagato tipo 5 euro ed è un normale pennello a forma di lingua, e anche con questo mi trovo bene. Altrimenti io questo fondotinta lo applico con le mani perché non è un fondotinta liquido, ma bensì ha una consistenza in mousse, quindi non mi trovo bene, almeno io personalmente, ad applicarlo con le spugnette. Vedi Beauty Blender, Real Techniques e tutte le spugnette in commercio che ci sono. Non mi trovo bene proprio per la consistenza, perché non riesco a lavorarlo bene, come magari può essere un problema mio. Quindi, come metodo di utilizzo, utilizzo o le mani o i pennelli. Ha un'ottima durata, mi dura tranquillamente tutto il giorno, ha un effetto matte, anche se io poi comunque vado sempre a fissare il fondotinta con la cipria perché io sono una malata di cipria. L'unica pecca che mi sento di dirvi è il fatto che in Italia sono arrivate soltanto tipo 5 o 6 colorazioni, e questa è la colorazione più chiara, come vi ho detto, la 13 beige rosé. Come dice il nome, è un fondotinta con una base rosata, e per me non va bene. Secondo di poi è la colorazione più chiara, però vi assicuro che non è così chiara. Ora, voi magari dal video non ve ne renderete conto, ma per me è una colorazione scura. Infatti io credo che lo andrò a utilizzare maggiormente una volta che prenderò un secondino più di colore. Mi dispiace perché veramente è un fondotinta secondo me ottimo, perché dà una buona coprenza, non è un fondotinta troppo pesante, fa un bel effetto al viso, però queste cavolo di colorazioni, cioè pensate un pochino anche alle ragazze più chiare, anche perché colorazioni più chiare ci sono, però sono negli Stati Uniti, quindi negli Stati Uniti ci sono uscite molte di più colorazioni, però qua in Italia ne hanno fatte arrivare 5 o 6, e noi ragazze chiare siamo un po' sfortunate. Niente, questa è la recensione per quanto riguarda questo fondotinta. Fatemi sapere voi cosa ne pensate. Io vi mando un enorme bacione e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!